E guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochirino in questo nuovissimo episodio su The Last of Us. Vi ricordo ragazzi il vostro sostegno con i like assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like. So che ce la possiamo fare ragazzi, grazie come sempre a tutti per il supporto. Per quanto riguarda il commento del giorno, ho scelto quello di Antonella Altamura che scrive al minuto 6: perdonami ma sto lacrimando dal ridere per la sclerata. Intanto grazie come sempre a tutti quanti quelli che commentano sempre i miei video ragazzi. In merito a questo specifico commento, beh che dire ragazzi, mi fa veramente tanto piacere sapere che i miei video vi aiutino anche a divertirvi. Davvero di cuore ragazzi, sono contenta. La volta scorsa ci eravamo lasciati qui nella hall di questo hotel di lusso dove Joel aveva detto: io qua dentro non ci avrei mai messo piede. Perché? Perché ero un pezzente, cioè che vuoi che te dica, ero un poveraccio, io qua dentro non mi sarei manco mai sognato di entrarci, capito? Quindi niente, allora diamoci sempre un'occhiatina in giro. Io ringrazio sempre quelli che mi ricordano comunque di esplorare bene le zone. Vi ricordo che come al solito ragazzi cerco di fare... oh, cioè non me danno neanche il tempo di arrivare e parlare un pochettino con le persone che mi guardano. No, subito a rompere le palle. Dicevo che come al solito ragazzi io cerco di fare del mio meglio. Quindi come vi dicevo anche la scorsa volta, può anche darsi che in fase di editing io tolga alcuni pezzi che magari potrebbero allungare troppo il video. Pezzi magari in cui sono lì che esploro e raccolgo oggetti. Quindi chiaramente cerco sempre di fare del mio meglio ragazzi, di non farmi sfuggire niente. Oh shit. Perché siamo scrupolosi e continueremo a esserlo. Ora finiamo, certo, okay, aiuto. Allora, vediamo un attimino di fare il giro da qua. C'è uno di questi scassa minchia già adesso. Però se faccio un po' in fretta forse stiamo riesco. Zitto. Devi stare zitto. Non fare un fiato, porca miseria. Abbassate Joel. Prendetelo. È chiaramente un dato di fatto che lo stealth non fa per me, ragazzi. Dove vai con quella mazza? Dai, tira il bastone. È un dato proprio di fatto. Perché ogni qualvolta provo a fare stealth, va tutto grandemente di merda. Quindi, ah, oddio, forse da vicino questo mi potrebbe fare un pochettino più comodo. Però o va avvicinato o va allontanate, figli miei, decidetevi. Datemi un attimo, datemi un secondo che devo cambiare la mia arma. Capirete pure voi che ci vuole un attimo. Ecco, sto fucile, ragazzi, ci vogliono 3 ore per ricaricarlo. Ma almeno se riesci a mirare bene riesci a fare un bel headshot. Chi altro c'è là in fondo? T'ho visto, bello di papà. Boom, bitch. Persa Joel. Questo... oh, porco dinci! Questo stronzo! Mannaggia santa, non avevi messo in conto la mia mazza, eh? E mi dissocio, ma non mi dissocio, perché era quello che volevo davvero intendere. Mi è arrivato era dietro. Lui ha fatto lo splendido. Mannaggia, me lo so fatto scappare. Stai facendo il giro pure tu, no? Perché... se pensi di sorprendermi, guarda, probabilmente rimarrai sorpreso tu. Io ancora mi sto a chiedere da dove è arrivato quell'altro maledetto, raga. E qua le porte sono tutte belle che chiuse. L'ho steso alla grande. Chi è lì, scusa? Di chi diavolo staresti parlando? Non ho capito. Se t'avvicini, ecco qua. No, c'è il caschetto, pezzo di merda. Boom! Ok, ha preso addirittura quello lì in fondo. Il che mi sembra un pelinino improbabile, visto che queste armi sono veramente a corta gittata. Ok. Finito? Che meraviglia, quanto è bello, regà, finire un lavoro in maniera pulita e ordinata. Ellie, togliti dai coglioni. Veramente meraviglioso, veramente meraviglioso. Oh, nessuno di questi morti di fame, a darmi un pochettino dei munizie, no, no. Proprio un cazzo proprio. Va bene, ok, guarda, me ne farò una ragione. Mi darò prima uno sguardo qua in giro e poi... e poi tornerò a lamentarmi del fatto che siete dei pezzenti, perché erano armati fino ai denti. Manco un colpo, cioè manca di una cosa caduta per caso. No, 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 va bene, là. In queste stanze non c'era un cazzo.
Questa posso prendere. Una barretta energetica, giusto per rimetterci un pelino in forze. Quindi a quanto pare l'uscita dovrebbe essere di qua. Ma di qua si va di sopra. Immagino che è di qua che dovremmo andare. Come al solito, Ellie, proprio mi devi contare i peli del culo, eh. Cioè, proprio non ne puoi far meno. Vabbè, niente. Qua non c'è una ceppa. D'accordo. Vorrà dire che salirò di qua. Andiamo. Almeno stavolta, raga, non mi sono fatta ammazzare di brutto come un pollo in un pollaio. Minchia, sti piani sono tutti schifosamente uguali. Ok, che sarà fatta apposta. Ok, che è un hotel. Eppure è abbastanza normale che abbia i piani uguali. Mi disorienta la cosa. Ovviamente, qua in giro già ci stanno gli scassanoci. Perché non possono mai mancare. Insieme agli scassamaroni, agli scassacoglioni, scassanoci. Non possono mai mancare. Eccola là. È chiaro che io posso ammazzarne al massimo uno in stealth. Più di uno me ne devo fare proprio una grossa ragione. Non c'è verso, proprio non ci posso fare niente. È più forte di me, evidentemente. Non è nella mia natura, ragazzi, lo stealth, a quanto pare. Come al solito riempiono sti posti di luri, di scarafaggi. E non parlo degli insetti, chiaramente, ma di quelli a due zampe. Se non ci fanno pena un po', non sono contenti. Però a noi ci sta bene così. Non temiamo niente, vero Ellie? Vero! Verissimo! Okay. Quando deve immagino parlare non parla. Modo... Quando non deve parlare parla. Oh, bello di casa, via qua. Zitto, non fiatare pure testa. E zitto, guarda. Ecco qua, facciamo un lavoro pulito e ordinato come al solito. Ecco, meglio. Ah, almeno. Ah, ah, scusa. Oh, porca di quella... Oh, io... Non mi sembrava che la mia condizione di salute fosse così precaria. A quanto pare devo ricorrere anch'io alle armi pesanti. D'accordo ragazzi, l'avete voluto voi. Ma avete messa alla prova e io mo vi distruggo. Basta avere pietà. Basta stealth che non mi riesce. Facciamo le cose come Cristo comanda. Entriamo qua, vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa. Che se a quanto pare ste stanze... Oddio. So più vuote della mia credenza. Ciao bello. Bellissimo. Dietro la porta. Veramente spettacolare. Ammazza. Il naso, eh. Fa male bello, lo so, ti capisco. Ora e uno è andato. Dove sono gli altri tipo 3 400 che erano qua in giro? Oh shit. Ellie non te muove mo, eh. Riuscirò a beccarlo? Sì. Ok, trasciniamolo qua dentro. Stai zitto pure te, non fare un fiato. Sì. Tu lascia fare a me. Ecco, dritto sulla nuca. A posto, un altro è andato. Non vorrei dire, ma la missione stealth, nonostante tutto, più o meno, almeno per ora, per metà, è riuscita. I miracoli forse esistono. Il problema sarà non farsi beccare da sti ultimi due caproni. Va bene, io vado di qua ragazzi, non vi offendete, ma controllo sta zona se per voi non è un problema. Vediamo un attimino che abbiamo qua, raga, il nulla. E il nulla, oh porca di quella, dov'è? Minchia, non si può fare un giro in santa pace che c'è sta sempre qualcuno che te controlla le chiappe. Sta a fare il giro da fuori, azzo. Eccolo, eccolo, ce l'ho. Stiamo tranquilli, zitto. Amico. No, tranquilli un par de palle. Guarda, sono stato tranquillo tutta la mia vita. Più o meno. E mo non è proprio il caso d'essere tranquilli. Questo è poco ma sicuro. Allora, qua, una ceppa di niente. Ce n'era un altro però di questi imbecilli. Ne avevo contati due ancora qua in giro. E infatti, eccolo là. Eccolo, eccolo, arriva. Oh, bello, bam. E bam, pure a te sulla nuca. Come... Oddio, che è? Oh! No, vabbè, raga, non ci sto a credere. Vi giuro che non ci sto a credere. L'elmetto non te salverà. Maledetto, ma quanti ce ne stanno? Oh, raga, ma vi pare normale? Cioè, io dico sempre sta cosa. Cioè, non è possibile che ci stia sempre così tanta gente e che io miri così di merda. Cos'hai lanciato? Un incantesimo? Cos'era? Dove è andato? Oh, oddio. Scusa fratello, grazie. Grazie, la molotov è mia. Ma qua la situazione di merda non è ancora finita. A quanto pare.
Siamo tranquilli adesso. Ok, forse zitti. Forse. Miracolo vuole che siamo tranquilli. Sei morto, bastardo. Ma quanti porca di quella miseria ce ne stanno ancora? E ogni volta dico stiamo tranquilli, ogni tanto ne sbuca uno nuovo. Ma che è? Oh, peggio del formicaio. Mamma mia, questi sono peggio dei ratti, oh. A riproduzione incontrollata. Cioè, regà, dovete dare una calmata pure voi, eh. Dove sono ancora questi esseri? Oddio, è lì. Non vorrei manco usare troppo il fucilazzo. Proviamo ad andare di arco, anche se la cosa potrebbe essere un pelino pericolosa. Oddio, è qua. Fermi, sta per entrare qua. Oh, con l'arco, regà, mio rischio e pericolo, eh. Oh, cazzo. Faccio prima così, guarda. Merda. Ancora, dagli addosso. Ti prego, lasciami andare. Ha indugiato, eh. Non capisco perché. Io gli ho detto di continuare a colpire, ma si è fermato di volontà propria. Ha detto, aspetta, ci penso. Lo risparmio o gli frantumo la testa? Dopo che ci ha pensato 2 secondi. Ho detto, no, vabbè, dai. Gliela frantumo la testa. Quindi, adesso che la situazione può essere considerata tranquilla. Ammazza che schifo. Direi anche da vomito ormai. Perché lo spettacolo, insomma, per gli occhi è direi alquanto raccapricciante. Per il naso non lo so immaginare. Mazza che buca, oh. Che avete giocato, ragazzi? Al piccolo chimico. Dovete stare attenti con le sostanze. Allora, qua non c'è altro. Va bene, alcol. Oh, però posso craftare qualcosina. Allora, direi di craftare un altro kit medico. Anche perché forse sarebbe il caso pure di curarsi, tra l'altro. Che c'è? Hanno scelto la strada facile, eh? Non è facile. Per molti è stato meglio così, piuttosto che farsi prendere da un clicker o da un cacciatore. Fidati, non è facile. No che non lo è, Ellie. La strada facile è giudicare, forse. Se proprio vogliamo dirla tutta. Comunque, adesso, se posso sapere dove minchia devo andare, posso adesso farmi un giretto in Santa Pace o c'è qualche altro stronzo che mi sta aspettando? Spero di no. Allora, ragazzi, io le stanze le ho esplorate tutte, non c'era praticamente più niente, per cui immagino di dover andare di qua. Di qua mi sa che non ci sono arrivate, infatti le scale stanno qua. Dobbiamo salire le scale. Ecco qua, eccoci qua, qua, qua. E alcol esplosivo, e che bella roba. E quindi apriamo qua. Ellie, non mi dovevi contare i peli del sedere, dove sei? Mentre io mi sforzo per aprire questa maledetta porta. Vabbè che non è che lei chissà che aiuto mi potesse dare. Ah, eri lì che mi fissavi mentre io mi spallonavo. Manco un po' d'aiuto morale. Io so che non, magari non mi puoi dare un aiuto fisico, però un po' di sostegno morale, d'aiuto morale avresti potuto sforzarti, eh. Non si sa. È un po' stretto, ma si può fare. Si okay. Può fare. Si può fare. Op. Io non mi sarei fidata molto, sinceramente, a saltare su un ascensore tutto arrugginito. Ellie, e forza, mamma mia, 3 ore. Non so quanto reggerà il nostro peso. Oddio, cioè, di regola gli ascensori devono essere capaci di reggere un bel po' di peso, però... Sapete com'è? Cosa su cui salire. Sono anni che stanno in queste condizioni. Op, forza. Sto bene. Porca miseria. Tu stai bene? No, mi hai spaventata a morte. Lei si è spaventata a morte. Non io che ho sbattuto la schiena rischiando di rimanere paralizzata a vita. Rimane lì. E di morire qua. Salgo io da te. Dio che... Dice a me che so 50 anni che sto a sto mondo. Ma su. Mamma mia che volo, regà. Che botta.
Da che parte non è? Adesso lo scopriamo, Joel, non ti preoccupare, ci sto io con te. Sì, già lo so come si attiva e si disattiva la torcia, grazie, non c'è bisogno che me lo insegni tu adesso. Ok, ecco qua, roba interessante. Alcol, altra roba, tutto al massimo, ammazza. Non mi fa craftare niente, mo, ma che davvero? Porca zozzano, non mi fa craftare mo niente, raga. Io non posso raccogliere altro. Qua posso fare qualcosa? Pare di no. Comunque sta zona non mi sembra molto affidabile. In effetti, ma su dettagli, basta trovare la strada giusta. Eccola, rumori, appena finito le dì, non mi sembra molto affidabile. Le cose belle. Tua sorella. La conosci tua sorella? Pure io. Infatti qui dice exit. Exit. Uscita. Immergiamoci. Che bella acqua pulita. Che bella acqua limpida. Andiamo lì sotto, va. Joel, un attimo di pazienza. Resisti, te prego, Oddio, i cadaveri, no. Porca miseria. Era quello che ci mancava da vedere. Dopo aver sbattuto la schiena. Oddio. Ok, recupera aria. Mamma mia, ha fatto bene l'effetto comunque dei cadaveri marciulenti sott'acqua. Fatto veramente bene. Allora, qua ci sarà di sicuro qualcosa, fermi. Ammazza quanta roba, ci sta e come. Il punto è che se non posso craftare non posso raccogliere un ca. A parte i colpi, a parte, non lo so, queste altre cose utili. Va bene. Comunque no, craftare di nuovo. Confermo che non me lo fa fare. Andremo da questa parte, ce ne faremo una ragione. Laggiù nel profondo blu. Devo aggirare questo cancello. Devo aggirare questo cancello. Come dovrei fare, Joel? Scusami. Magari c'è una strada da questa parte. Magari se ci immergiamo adesso. Allora aspetta, qua non si immerge più di tanto. Ok, ah sì invece. Perfetto, possiamo passare da sotto allora. Ottimo. Problema già risolto, Joel, l'hai visto? In 448. Ecco fatto. Tac. Adesso sì, posso craftare. Solo che non so mai tanto cosa farmi. Allora, una di ste bombe potrebbe essere utile, quindi... Ok, e pure un altro kit medico, perché pure non si può mai sapere. A posto, così se dovessi trovare altra roba... Qua mo non posso aprire. Ah, ok, sì. Roba utile? No. Scordatela. Allora, a parte l'acqua, il posto è davvero molto accogliente, devo dire. Cancello aggirato. Oh, cazzo. Meno male che se n'è accorto. Ecco, se ci stanno spore, ci sarà pure altra merda qua sotto, non credi? Però sono dettagli. Dettagli che a noi non importano. Perché noi non abbiamo paura. La merda. Ratti. Io non stavo pensando... proprio nello specifico ai ratti, ma direi che è stato alquanto disgustoso e terrificante. Io non ho la fobia, però è stato abbastanza terrificante, sì. Un'orda dei ratti che ti squittisce e ti viene addosso potrebbe essere origine di un trauma, quindi... Meno male, Joel, che siamo stati capaci di evitarti almeno questo, voglio dire, dopo una vita di merda che hai vissuto. Mi sembra il minimo, quindi figurati, non ringraziarmi, non preoccuparti, è stato veramente un piacere. E allora, questo ce l'abbiamo al massimo. Qua altra robetta interessante. Pure di qua, altra robetta, quanta roba. Mi piace. Mi piace tutta sta roba e io me la ciulo. Ok, possiamo salire. Andiamo su. Sinceramente temo un po' quello che potremo trovare più avanti. Perché se non è questa zona dei clicker, io sono la regina Elisabetta in questo preciso istante. Sinceramente non so quale parte sia peggio per cominciare. È un po' tutto una merda, se proprio vogliamo dirla tutta. Il peggio del peggio del peggio, signore.
Sì, collode. Sì. Apriamo gli stipi. Ammazza. Te la serata in faccia, Joel. Fatto male? È veramente... Oddio. È veramente... cribbio. No, no, no. Ricaricati, grazie. Non mi ti spegnerei adesso. Sì, è veramente orribile tutto questo. Ma davvero orribile. Che ci faccio col... Ma porca miseria! Come hai fatto a vedermi? Ma da dove arrivi? Ma chi ti conosce? Ah, oddio, un altro! Fermete! Per la fine del tuo fratello, vaffanculo, va! Con questo posso rischiare mani nude. Mamma mia, ma da dove cazzo sono arrivati? No, altre visite no, ve prego. Che è? Oh! Che è? Ma da dove stanno a sbucare? Da dove stanno a sbucare? Mamma mia, Joel, a mani nude. E non ha paura di avere le cervella in mano. Ok, raga, non ce la posso fare. Cioè, non sto capendo da dove stanno sbucando improvvisamente questi. Perché chi li ha visti fino a mo'? Allora, ho preso la tessera magnetica. Non so se devo scendere di qua. Andiamo di qua. Andiamo di qua. Andiamo di qua. Scusate? Disturbo qualcun altro? Per caso? Qui nei dintorni? Perché se dovessi essere di fastidio a qualcuno, basta dirlo, io le volevo tende. Un generatore. Mi piace. E one. E two. E three. Yes. Oddio, li starà tirando tutti qua. Oh cazzo. Oddio, sta a fare il giro o che sta a fare? Ah, la fessa di tua sorella! Vai a farti fottere. Pure tu. Ah, porca miseria! Questo! Ah, questo dove cazzo è uscito? Non ero psicologicamente pronta a una cosa del genere. Penso che sia anche abbastanza evidente, voglio dire. State fermi. Quello arriverà da lì, penso. Lanciamo un attimino sta roba. Da dove arriva lo stronzo gigante? Da lì, Cavacca. State buoni, state buoni, state buoni, raga. Oddio, quanti sono. Ma dai, è follia. Ah, bello. Eccola. Quando stavo cambiando arma, non è arrivato nessuno fino ad ora. La fessa de soreta. Forza, viece. E uno. Forza al prossimo. Oddio, non mi aspettavo a te, aspetta. Aia. Non aspettavo te. Non aspettavo te. No, non t'azzardare. Si è azzardato. Oddio. Oddio. È critica la situa. Oddio, è critica la situa. Ma lui ci prova lo stesso. Oddio, come faccio? Oddio, come faccio? Sto nella merda. Come faccio? Oddio, l'ho fatto fuori. Toppe. Vabbè, adesso che ho attivato questo, no? Di regola devo tornare di qua, forse. Salire di qua, dove vanno i cavi. Forse, ripeto, forse. È pericolosa la questione, raga. I cavi arrivano qua, beh. Come sempre, quando penso ad aver avuto un'idea geniale, poi rimango fritta, diciamo così. Però in mezzo a sta merda prima non ci sono venuta. Quindi probabilmente è di qua che devo venire. Esatto, sì. Qua serve il pass. Io ce l'ho il pass. Io sono raccomandato. Ce l'ho, ce l'ho. Joe, ce l'hai la tessera? La tessera, tac. La strisciate via, a posto. Ce l'ho fatta. Oh shit, ragazzi. Oh shit. Ah, è stato facile. Devo trovare Ellie. Joel, non fa tanto sbruffoncello. So che te sei convinto delle tue qualità, però l'umiltà prima di tutto, come al solito, ok? Mi chiedo dove sei andata a ficcamo la mocciosetta.
Mamma mia. Mamma mia. Ok, robetta. Le frecce non mi servono, che non sto usando per niente l'arco. E quindi... con che prepotenza. Sono dettagli. Non fa niente, Joel. L'importante, come sempre, è essere convinti. Un'altra molotov. Non si può mai sapere, può essere utile. E niente, lo scotch non l'ho usato in nessuno dei due casi, ma non fa niente. Vediamo un po'. Ah, credo il banco da lavoro. Un buon posto per lavorare. Certo, certo. Allora, c'ho 102 ingranaggetti. Ah, io ho sto fucile, ragazzi. Gli direi che gli migliorerò la capacità del caricatore. La velocità di ricarica, chiaramente, perché quella è la cosa più antipatica. Questa velocità di fuoco. Ma sì, dai, capacità caricatore. E per l'arco, niente, non c'ho più sì, abbastanza ingranaggi. Mastica. Allora, prendiamo le pillole. Che vanno sempre bene nel cassetto. Qualcosa di nascosto. Ammazza. Sì, un po' di ingranaggetti che fanno sempre comodo. Troviamo la mocciosetta. Belli, dove tu sei? Con calma, Joel, non capisco perché c'ha stanze. Oh, e te pareva. Madonna, che incubo. Finiscilo! E te pareva. Se non so i clicker, so questi. Sì, dividetevi, bravi, bravi. Merda, merda! Merda cosa? Cioè, che tutto sto dramma, come al solito. Ecco. Non gli ha dato neanche il tempo di finire. Calla. È il tempo di finire la frase. Pezzo di merda a chi, scusi? Aspetti un secondo, premunisco delle cose più adatte. Gli dovrebbe essere saltata la testa, però. Tagli, non fa niente. Ok, fuori un altro. C'è qualcun altro dall'altra parte, di sicuro. Ci scommetto le palle. Infatti la musica è ancora quella che è. Quindi curiamoci un attimo. La bottiglia, nel dubbio, la prendo. Ragazzi, c'è qualcuno là? Strano che non sono venuti. Ah, ecco. A insultarmi, stavo giusto per dirlo. Quanti siete? 300.000? Anche là dietro? Mamma mia, che incubo, raga. Lascialo andare! Boom, ammazza come l'hai scacciata la testa. Tu, sorella. Oddio, sto per morire. Raga, bisogna stare attenti. Dov'è? Eccolo. Ok, finita qua la storiella. Perfetto. Va bene. Nessuno di voi pezzenti, cioè qualcosa che mi può essere utile. No, come al solito. Come puoi anche solo pretendere una cosa del genere? Cioè, ma come ti viene in mente? Su, via. Basta che vai raccattando un po' qua in giro e accontentati. Cioè, vuole troppo, Joel. Veramente troppo pretenzioso. Non va bene, non ci siamo. Dov'è la mia uscita? Forza, ragazzi, fatemi uscire. Qua non c'è niente. Qua pare che ci si possa arrampicare. Ecco. C'era la scala lì per terra. Si mimetizzava troppo, ragazzi. Cioè, scusate, che volete, eh. Era veramente difficile vederla. Cioè, allora, tu arrivi, neanche saluti e mi prendi a calci in faccia. E poi cerchi anche di affogarmi. Cioè, ma che razza di rapporto... Che razza di rapporto è, scusa? Minchia, piantaliera in bocca, Joel. Oh, ma veramente. L'ho spedito dritto all'inferno, eh? Direi proprio di sì. Ora vomito. Perché non sei stata indietro come ti ho detto? Vabbè, dai, ti ho salvato, eh. Per fortuna non ti ho ascoltato, eh? Per fortuna una ragazzina non mi ha ficcato una cazzo di pallottola in testa. Sai una cosa? No! Perché non è Ellie? Non deve essere stato facile, ma non c'era alternativa. Grazie per avermi salvato il culo. Non ti viene in mente niente di simile, Joel? Dobbiamo sbrigarci. Niente, no. Fammi strada. Vuole fare il duro fino all'ultimo. Porca miseria. No, perché la sollevi? Se è qua che dobbiamo andare. Perché se io premo triangolo è quella l'azione che fa, Juke. Ah, cazzo, vero.
Va bene, andiamo. Non te la prendere, Ellie. Joel è stato reso duro dalla vita. Sono frasi fatte, ma è così. È la triste, tristissima verità. Allora, forse di là si potrebbe passare, ma non so se è di qua che dobbiamo prima andare. Soliti mattoni della ceppa, utili quanto un fiammifero usato, però. Dobbiamo tornare fuori, trovare quel ponte. Non so dove andare. Il famoso ponte. Odio queste stronzate. Joel, ci sei fino al collo, ci sei dentro fino al collo, cioè che ormai fai tanto il lamentoso, no? Shit, no? Le odio ste robe, cioè dai, è inutile, ormai è inutile. Ci sei dentro, basta, amen. Fa e va avanti e smettila di rompere le noci pure te. Ah. Vediamo un pochettino. Buona roba, a me gusta. Di qua invece posso aprire lo sto cassetto? No. Quel cassetto lì, quello di fronte, che è esattamente uguale, no. Va benissimo. A parte tutto, andiamo. Armi corpo a corpo potenziate. Le modifiche durano un colpo in più. Oh shit. Oh shit. Queste sono le belle notizie. Bello, bello, bello da impazzire. Bello da impazzire. Veramente bello da impazzire. Andiamo, Ellie, forza. Che l'uscita è qua. Wow, che bella sala da pranzo. Quella porta sembra una via d'uscita. Vedi un modo per arrivare lassù? No. Cosa te lo farebbe credere? Cioè, così a caso, la vista da lontano ha detto Forse sembra questo una ci via può aiutare. d'uscita. Ah, sì? Ah, sì, per arrampicarci lì. Eh sì! Mazza. Va bene. Ah, per salire di qua, non per portarlo fin lì, Pesa più infatti. del previsto. Infatti sarebbe stato Ehi, un mi po' aiuti? assurdo portarlo fin lì. Sei sicuro che possa farcela? Ellie. Solito sarcasmo della Spingi! ceppa, che adesso è un po' Spingi inutile. di più! Piano. Che ne dici? Ottimo. Andiamo. Ottimo lavoro, Veramente ottimo. Uccidi meglio la gente, via. Andiamo, va. Che bel sole. Stare qua al calduccio alla finestra, che cosa bella. Quanta bella l'aria, quanta bella tutto. Ammazza, lì pare che stia a partorire. Oh, ma che è? Mamma mia, sempre con queste espressioni esagerate. Poi si prende i meriti delle cose che non fa. Tipo quando aveva detto lo steso. Chi è steso? Sto cazzo, chi è steso? Chi mai avresti steso? Il primo che hai ucciso è stato un attimo fa, non fa la spissa. Mo' ancora di più, figurati, io ho ucciso un uomo. Sapessi quanti ne ha uccisi il vecchio Joel. Meglio non saperlo, forse. Non sono ancora tornato. Oh shit! Che cazzo, ma sono Vieni, dappertutto. giù la testa. Adesso io vado giù e cerco di liberare il passaggio. E io che faccio? Tu rimani qui. È un piano stupido, avremmo molte più possibilità se ti dessi una mano. Lo farai. A quanto pare sai maneggiare Mo. un'arma. Pensi di farcela con questo? Beh. Diciamo che ho già usato un fucile, ma contro dei ratti. Ratti? Era d'aria. Vabbè, il concetto di base è lo stesso. Sollevalo. Esatto. Ci La siamo. diamo per buona. Ok. Appoggiati bene al fucile perché scalcerà molto più di un giocattolo per bambini, capito? Bene. Tira indietro la sicura. Prendila qui. Tira forte. Così. E appena spari, metti subito dentro un altro proiettile. Ascoltami. Se ho problemi là sotto, tu non devi sprecare un colpo, ok? Ho capito. E per essere chiari riguardo a prima, non c'era alternativa. Non c'è di che. Ah, me lo stavo a dire.
Non ha finito la frase, ma era chiaro che fosse implicito, no? Il grazie per avermi salvato la vita. La verità è, regà, io prima guardavo Joel, no? Cioè, me so commossa, nel senso mi sono venute le lacrime agli occhi perché gli voglio bene. Cioè, un personaggio che è vero, comunque, qua te lo mostrano così, no? Un duro, ma comunque è una persona che ha subito una perdita gravissima e quindi ti entra nel cuore, secondo me. Quindi non puoi fare a meno di volergli bene e quindi vedere comunque che lui fa il duro, no, con lei, ma secondo me più come atteggiamento di difesa, perché dopo la perdita della figlia, ragazzi, ovviamente si ritrova con una ragazzina che aveva praticamente che aveva praticamente la stessa età che aveva la figlia, e quindi si può sentire coinvolto e forse ha paura di questo, no? Quindi cioè, tu sai perché si comporta in quel modo, quindi non puoi dire lo fa perché è stronzo, perché è insensibile o roba del genere. No, è un meccanismo di difesa e quindi sai quello che ha passato, gli vuoi bene. Cioè, io lo guardo, raga, non posso fare a meno di volergli bene, ed è bellissimo comunque il modo in cui si evolve il loro rapporto durante il gioco. Comunque, ragazzi, allora io direi di fermarci qua, perché sicuramente la fase che ci aspetta adesso sarà un pochettino lunga, un pochettino delicata, quindi direi che sarà il caso di incominciare il prossimo episodio da qui. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Io vi lascio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!